Martedì 30 giugno, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli. Per la rassegna stampa ci occupiamo delle cose del calcio Napoli. Non ci sono grandi notizie oggi, in attesa della partita di giovedì. Si commenta ancora la vittoria di domenica contro la SPAL, una vittoria abbastanza agevole. Non è stato il miglior Napoli della stagione, non è stato il miglior Napoli certamente dell'era Gattuso, però insomma, una partita che bisognava vincere, che si è vinta e che rilancia il Napoli in classifica. Io credo che l'obiettivo quarto posto era complicatissimo, lo è ancora di più dopo la vittoria dell'Atalanta Udine, però giovedì ci sta Atalanta-Napoli, anche vincendo il Napoli sarebbe a distanza abissale, 9 punti a 9 giornate dalla fine, però se il Napoli non dovesse vincere è chiaro che il discorso cadrebbe del tutto. Vediamo un po' cosa dicono i giornali di oggi. Vedevo, non ci sta veramente granché, se no queste lodi a Gattuso meritatissime. Questo è il Corriere dello Sport. Napoli e la Dea, grandi bellezze, si parla di queste due squadre. Ci si aspetta un grande spettacolo giovedì. Io non credo che sarà una partita molto molto spettacolare, perché da una parte ci sarà una squadra, l'Atalanta, che ha una grande propensione offensiva, ha fatto 10 gol nelle ultime tre partite, dall'altra il Napoli che quando si tratta di mettersi basso e ripartire in contropiede sa essere letale. Poi vedremo anche le scelte che farà Gattuso. Io credo che ci sarà la migliore formazione possibile, ovviamente. Scontato che in porta, a mio avviso, ci sarà l'alternanza fino alla fine. In difesa i migliori sono in questo momento Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, qua già cominciamo con una piccola problematica, perché io non credo che il Napoli farà la formazione che tutti indicano, cioè con Fabian, Demme e Zielinski. Demme e Zielinski sicuramente saranno della partita in quel ruolo lì. Fabian, io lo vedo in questo Napoli, soprattutto nel tridente offensivo che parte dalla destra, dove sa essere devastante. Però da quella parte Gattuso potrebbe ipotizzare di far giocare Lozano, più ancora di Callejon o di Politano, perché il tallone d'Achille della difesa dell'Atalanta in questo momento è la fascia sinistra. È un giocatore velocissimo come Lozano, può fare da macelli. Ecco, è tutta qui secondo me la chiave della formazione del Napoli. Fabian deve giocare perché è probabilmente in questo momento il giocatore Napoli migliore insieme a Insigne. Dove non si sa. Io farei sempre giocare un centrocampista in più e un attaccante in meno, soprattutto in quella partita. Il piede di Fabian Ruiz può essere straordinario per lanciare Mertens e Insigne, però Lozano può essere proprio quello che fa la differenza. Vedremo, ci sarà da seguire. Una partita bella da vedere, e che soprattutto il Napoli credo giocherà senza grande stress. Aver vinto la Coppa Italia ha salvato la valutazione della stagione e messo anche in cassaforte traguardo importante, la qualificazione all'Europa League. Il Napoli è dal primo anno di Mazzarri che va sempre in Europa. Sono 4 anni con Mazzarri, diciamo, 2 con Benitez e sono 6, 3 con Sarri e sono 9. Questa sarebbe l'undicesima qualificazione consecutiva del Napoli in Europa. Quindi è un traguardo, a mio avviso, molto molto importante. Il Napoli da quando è tornato in Serie A solo in un'occasione non si è qualificata, nel secondo anno, quello di Reja e Donadoni, poi per il resto è sempre andato in Europa, che era l'obiettivo di De Laurentiis, e Napoli non l'ha mai mancato. Più o meno equamente divisi tra Champions e Europa League. Andiamo avanti, Zeman glielo ha già detto e loro si offendono. Che cosa ha detto Zeman? Ha detto una cosa che notano in tanti. E che è strano che l'Atalanta ce la faccia ancora a correre. Trattandosi di Zeman, è stato facile pensare al doping. Zeman dice di non aver detto questo, però diciamo che non è molto naturale vedere l'Atalanta correre con questa intensità e soprattutto vediamo come andrà a finire, perché poi semmai scoppiano per il caldo, per il fatto di giocare ogni 3 giorni, e quindi può succedere di tutto. Però insomma, Zeman, mentre parlò di doping quando si trattava della Juve, stavolta ha solo detto che è strano vedere che corrono ancora tanto.
E poi cambiamo giornale, questo è la Gazzetta dello Sport, vediamo sempre l'Atalanta. Gasparini, il lancia fenomeni. Io domenica sera notavo che in Milan-Inter c'erano 7 giocatori provenienti dall'Atalanta, che sono tantissimi. Tutti italiani, tranne che sì, molti venivano dal settore giovanile della squadra bergamasca. Non tutti lanciati da Gasperini, perché ad esempio Zappacosta e Bonaventura credo che fossero all'Atalanta da prima di Gasperini. Bonaventura ha giocato anche con Gasperini, se non ricordo male. E comunque questa è la smanche del Zappacosta probabilmente. Questa è la situazione dell'Atalanta. Adesso c'ha questi tre fenomeni davanti, Ilicic, Gomez e Muriel, che ora sono diventati top player. Io a Muriel continuo a preferire Zapata, a dire il vero. Il problema dell'Atalanta sono, diciamo, più nella fase difensiva, e c'è da dire un'altra cosa, che tutti i giocatori che sono usciti dall'Atalanta a Bergamo hanno fatto benissimo, poi hanno fatto fatica. Perché ricordo un'Atalanta straordinaria con Caldara, Conti, come si chiama, Spinazzola, per tacere di Gagliardini, tutti i giocatori che sono passati a Cristante, sono passati in grandi squadre. E non hanno riso come hanno riso nell'Atalanta. Andiamo avanti. Il merito di consacrare così Gasperini dà fiducia e fa esplodere i giovani. C'è anche da dire che da questo punto di vista Bergamo è una piazza ideale, perché ha una grande organizzazione societaria, ha un pubblico molto molto appassionato, però è anche un pubblico che capisce benissimo le esigenze. E se ci sono da lanciare i giovani che all'inizio faticano, nessuno crea problemi. In una grande piazza questo è più complicato. Parliamo del Napoli, Gattuso sempre più al centro di Napoli, aria fritta come la definisco io. E poi momento d'oro, questo è tutto sport, è un Napoli infinito, e anche poi si parla di mercato nella colonna di destra. E il Napoli che nel girone di ritorno sarebbe terzo in classifica, dietro solo Lazio e Atalanta. È un Napoli che ha vinto le ultime 5 partite e che sta facendo oggettivamente bene. E se ricordiamo che Napoli ha perso solo 2 partite, entrambe in casa, poi le ha vinte tutte con Fiorentina, e non è normale, ma ci può stare. E con Lecce non sta né in terra né in cielo. Insomma, il Napoli avrebbe potuto tranquillamente fare il filotto pieno dall'inizio del girone di ritorno. Andiamo avanti. Che capolavoro di Gattuso! Con lui dall'inizio il Napoli sarebbe già in Champions. Io dico sempre la stessa cosa, scusatemi se mi ripeto, Gattuso sta facendo benissimo, era impossibile fare peggio di chi l'ha preceduto, ecco. Poi i numeri sono chiarissimi, l'attaccamento dei giocatori all'allenatore è sotto gli occhi di tutti, quindi la gestione del gruppo. Quello che non sappiamo è se le scelte folli fatte in estate sul mercato, e mi permetto di ricordarlo, anche perché io posso dirlo, perché queste scelte sono io personalmente le ho criticate a mercato aperto la scorsa estate, di giocare senza un regista. Se sono stati di Ancelotti, è un pazzo, è un criminale, tra virgolette, è uno che si è bollito come allenatore. Se poi sono stati della società e Ancelotti le ha subite senza dire nulla, paradossalmente sarebbe ancora più grave, ecco, perché Gattuso è stato chiarissimo, ha detto voglio questi giocatori, e il Napoli ha preso non uno ma due registi, Dem e Lobotka. Ancora in Roma, Napoli adesso segnano tutti. Napoli dopo l'Atalanta credo sia la squadra che ha con il maggior numero di giocatori a segno. Hanno segnato con il gol di Younes, sono in 13. E poi sotto il ricordo di Mario Savino, l'indimenticato conduttore del calcio uguale per tutti e di tante altre trasmissioni televisive, scomparso nei giorni scorsi. Con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.